Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Per chi si stesse guardando questo episodio, questa live in differita su YouTube, ciao a tutti quelli che ci stanno seguendo in live. Oggi andremo a vendere i maiali, appunto, sempre su il server dei Dimok. Dimok, che vi lascio in descrizione tutti i link per raggiungerli. Allora, con questo case qua devo andare a casa a prendere, diciamo, la casa vicino a 14. Devo fare inversione a U e andarmi a prendere il Joskin per vendere i maiali. Madonna, sti lag però, eh. Che bello. Adesso devo ancora andare a vedere la chat della live. Vado a casa e la vado a vedere. Sì, è quello lì, Lorenzo. Madonna. Allora, questa strada qua, madonna, sei intricata questa mappa qua. Quando si passa per la città ci sono sempre un casino di stradine, strade. Quello che mi dispiace è che ogni tanto tiri qualche laghettino, però insomma. Oddio. Turboster, mi vuole venire addosso. Allora, io sto girando come un cretino con la mappa aperta, così vado anche fuori strada. Spero che l'abbiano ripristinato a casa il Joskin per vendere i maiali, perché sennò io mi sono fatto tutta questa strada per niente. Allora, Joskin, quello lì blu, forse? Cazzo, ma come fanno a starci i maiali lì dentro, poveretti? Vabbè, contenti loro. Adesso apriamo la chat della live, ovviamente cambiando connessione. Com'è il Joskin nello shop? Allora, cosa sto a fare che c'è a casa? FST 990. Cioè... ah, ma cosa... ma... boh, gli americani sono strani però, eh. Uno c'ha il coso del carburante che sembra un trasporto per animali vivi, quell'altro, mamma mia. Allora, Xbox, me lo apro sul telefono così almeno se c'è qualche messaggio in live posso anche leggerlo. E guardo anche se la live funziona bene, ovviamente. Allora, bene, caro del bestiame, adesso vado al negozio. Negozio che non so dov'è, ma dovrebbe essere... eccolo lì. Madonna, ma io mi sono fatto tutta questa strada per niente, ma uffi. Vabbè, sarà. Comunque dai, è abbastanza vasta questa mappa qua. Madonna, un leggero ritardo rispetto a quello che stiamo facendo, però vabbè. Allora adesso bisognerebbe girare a destra. Try.
Scusate se guardo la mappa, ma devo un po' ambientarmi. Dai, che siamo quasi arrivati. Allora, lo shop è lì, finalmente. Facciamo le persone serie e tagliamo tutta la strada, ovviamente. Cercando di evitare l'incidente, però vabbè. Ah, ma è lo stesso. Ciao, Fendi sta pazzo. Che attacco fantastico, guardate, attenzione. Ma dai! Ecco qua. Adesso io devo provare a vedere se cambiando dei parametri riesco a vederla meglio la live, o se è proprio la live che lagga. Però in teoria non dovrebbe essere così malaccio. L'importante è quello, che non stia laggando, appunto. A parte, vabbè, il gioco che sono io che sto laggando, però la live almeno sarebbe meglio che fosse fluida. Allora, i maialini, dove sono? Madonna, tutta quella strada lì, vabbè. Ce la facciamo in asfalto o in sterrato? Ce la facciamo in asfalto, però facciamo una strada diversa, quindi tiriamo su qua, in teoria. Sperando che sia la strada giusta. Sì, perfetto. Qua a sinistra c'è Turbostar, che mi fa anche passare. Che brava persona che è Turbostar. Aiuto. È Turbostar, però potresti fare anche a meno, di venirmi contro. Madonna. Vergognati. Mi stai seguendo una Turbostar? Sì, mi sta seguendo, aiuto. Anche parlando pochissimo, ma d'altronde la concentrazione nel provare il gioco, e beh. Poi non c'è nessuno che parla, tutti che giocano, nessuno che parla. Devo continuare? Non penso. Allora, sì, infatti destra. Ah, i maiali. Eccoli qua. Noi entriamo dall'altra strada illegale. Dovevo essere qua. Eccola qua.
Allora, qua dobbiamo trovare prima il punto vendita dei maiali, cioè il punto di ritiro. Che non penso sia questo, sicuramente è questo in teoria, dove ci sono le porte del nostro ranch dei maiali. Allora, che non si può neanche dire ranch, non lo so. Aiuto, che brutta manovra. Cos'è la mod della spugna, Lorenzo? Come mai che non mi si caricano le bestie? Aiuto, Turbo, ho bisogno di te. Oh, che ho sbagliato buco. Ciao Ciccio Pupazzo. Buonasera anche a te. Allora, R non succede niente, non mi si caricano. Cioè, provo però a venire a vedere se è il coso giusto. In teoria dovrebbe essere il posto giusto, se non sbaglio. A meno che non bisogna andare a fare qualcosa a mano, ma R sul trigger, l'ho fatto. In teoria è questo il trigger delle cose. Poi lo rimetto ancora a posto, ma non carica i maiali. Ma almeno, cioè, ragazzi, ce ne sono di maiali, perché adesso mi fate venire anche un dubbio. Non ci sono dei maiali, mi avete fatto venire qua per niente. Allora, animali, suini, quantità di suini 18. Posso venderne 18 in teoria. Se viene a dare un'occhiata a Turbo è meglio. Ti lascio anche il trattore così. Madonna. Tanto noi andiamo a vedere i maiali da vicino. Va bene lì la cosa. Premo R ma non salta fuori un cazzo. Cioè, provo a caricarmelo a te. Niente. Sì. Dai, prova te. Vengo indietro ancora. Così è più indietro al massimo possibile. Ma guarda che ci sono dentro, scusa. Cioè, non mi viene fuori nessun tasto, niente di niente. Scusa Lorenzo, caricali te, porco puttana. Se sei così bravo. Che cazzo. Fra quello, brutti bastardi, mi fate fare anche le figure di merda. Ma
Guardali che belli che sono. Se tiro una scorreggia questo qua. Mamma mia. Dove vado a venderli? Si può sapere, perché siete così esperti. Sotto il 31. Allora, il 31. Ah, io devo farmi tutta quella strada lì, madonna. Che bello. Sarà un lungo viaggio. Dai. Se avete domande, i 12 che sono appunto in live, fatele pure. Anche se avete domande su Agro, dov'è finito, dov'è, chiedete pure, non c'è problema, io so tutto. Queste live ovviamente, ragazzi, sono tutte live che faccio anche un po' io per divertirmi, per provare il gioco, e intanto porto anche una live di decente qualità, a parte diciamo di intrattenimento, che non siamo a livelli massimi, perché diciamo che se non ho nessuno con cui parlare o non ho nessun argomento di cui parlare, è molto difficile insomma riuscire a intrattenere. Agro e muratore, sì, adesso sto ristrutturando casa, quindi è lì che fa tutte le opere di muratura, spacca tubi, allaga casa, insomma. Ma magari però se la cava sia in agricoltura che in muratura. Allora, allarghiamo la mappa. Madonna, che traffico. Dai, passa. Tu col pick up vecchio di 35-6 anni. Facciamo un bel sorpasso sulla destra. No, dai, siamo gente brava noi. Che lag fantastico. Wow, i trattori che volano. Wow. Perché mi fa delle robe del genere? Ma non si può stoppare la live, diciamo, su Hitbox, da, diciamo, il player, no, della live, quello per guardarlo, e guardare solo la chat? Che sarebbe più comoda la situazione, ecco. Se si riesce per qualcosa. Ma penso che non si riesca praticamente a fare nulla. Beh, io sto arrivando là, dopo vediamo. Allora, come ti sembra questo farming? Ciao Roberto, intanto, finché siete pochi saluto tutti, quindi approfittate delle grandi offerte fino a quando non c'è Agro. Allora, cosa ne penso di questo farming? Ne penso bene, hanno fatto un buon salto di qualità, hanno fatto un buon prodotto, insomma. Io sono rimasto soddisfatto. E così penso anche che tutti i ragazzi che ci sono qua, diciamo, che ci sono qua appunto in partita, possono insomma dire anche loro che è un ottimo prodotto, sostanzialmente, se non laggasse. Allora, apri finestra animali. Apri finestra animali, quindi io sono sopra, posso vendere. Guarda, 5, 6, 9, conferma. Vuoi vendere?
Che poco che si prende il poveri maiali. Oddio, che disastro. Ho schiacciato del mais. Vabbè, tanto. Tanto non vedranno, non lo sapranno mai. Voi ragazzi che sono in live la vedete bene, si sente bene, sentite bene la mia voce, la musica e tutto. Mi servono conferme appunto per fare delle live meglio strutturate in futuro. Quello che mi sta sul cazzo è che non si possa bloccare la live, tipo un video di YouTube, ecco, da telefono, perché mi dà fastidio usare banda per guardare la live quando praticamente dovrei solo guardare la cosa da chat. Però certo che Valentino, potevate comprare un fast track, almeno mi divertivo un po' a far vedere le grandi accelerate. Invece mi rifilano questo case. Questo case bruttissimo. Quasi quasi faccio un po' di sosta per andare a vedere chi lavora qua. Così cambiamo un po' un attimo, mi allungo un po' il giro. Sì, appunto, la prossima live avrò il fast track, quindi tutti guarderanno la prossima live perché c'è il fast track. Allora, chi c'è qua di bello? Ciccio pupazzo. Adesso mettiamo, no, addirittura entriamo col trattore, così andiamo a inquadrare anche loro che lavorano. Ciccio pupazzo lì che non fa niente, guardate. Invece la chi c'è? Se aveste i soldi potevate fare il cipato con i pioppi. Lo faremo, il cipato con i pioppi. Diciamo che questa qui è una carriera un po' seria, perché è su, diciamo, su un server, e quindi se stanno giustamente giocando un po' la loro carriera. Chi c'è qua che sta andando avanti e indietro per il campo che non riesco a beccarlo? Non ci sarà mica turbo starna. Ma era qua? Bah. Ah, eccolo lì. Che si sta girando in testata o sta facendo una testata? Bacca di se animale Lorenzo. Sì, adesso arrivo, così faccio vedere anche quello. Dammi un attimo però, che io sono. Sì, arrivo subito. Prendo una stradina qua, così dopo. Wow! Una persona, Pavel, ci scrive una roba in russo, magari la mia ignoranza probabilmente mi dirà che ho cannato anche la lingua, però comunque hi, ciao, hello anche a Pavel. Ciao Orazio. Madonna, se lagga, uffi. Cambiato scuola. Troppe cose volete sapere, ma sì, dai. Ho voluto cambiare un po'. Ho fatto una scelta diversa e così, insomma. Quindi preferisco non approfondire. Guardiamo il caricamento della seminatrice. Vai tu, Robostar.
con lo stole viola. Cioè, cos'è quella roba lì? Ah, ma si apre anche la tramoggia. Wow. Ma scusa, ma è quella del concime questa qua? Cioè, io vedo del concime, non del seme. Ah, ho capito. Cioè, questa qui è la tramoggia del concime e questi qua dovrebbero essere gli elementi. Ok, gli elementi con dentro il seme. Quindi praticamente l'hanno cannato. Ma bisogna ricaricare tutti e due? Semi fertilizzante. Questi contenitori ti permettono di caricare semi fertilizzante nei tuoi attrezzi. Autosfruttati dovrei comprarne di nuovi al negozio. Vabbè, chi se ne frega. Io vado a caricare i miei maiali. Dove è che devo andare per caricarli? Vado su di qua, ma sì, dai. Turbo non è capace di caricare la pala. C'è dei cereali, non so, delle sementi da vendere. Ah, non abbiamo più da riseminare? Scusa, ma non si compra una parte? Quindi vendo 4 maiali e dopo. Ok. E dopo vendo il frumento, giusto? Wow, c'è anche la stazione di servizio. Carburante non ne abbiamo bisogno però. Ma dai, ma che giro mi hanno fatto fare? Niente, continuo a sbagliare strada. Uè, capone. Non sono agro, però insomma. Qualcosa di simile. Qualcosa di simile ce l'abbiamo. Io passo da aver illegale sopra le cunette qua. Sperando che il Betimax non si distrugga. Ma dai, sono rimasto impiantato. No, niente, non facciamo queste stronzate perché sennò mi sa che rimango incastrato, dopo devo ripristinarmi, mi cacciano via. Ragazzi, potete tradurre quello che ha scritto in chat, Pavel, su Google Traduttore e dopo me lo copio incollato e così sono contento. Perché non so neanche che lingua sia, ma penso sia russo, non lo so. Se vedete che sto andando storto in strada, non preoccupatevi, è perché sto guardando la chat. Benvenuti. Wow. Quindi 4 maiali avete detto. Vengo in retro, dopo vado giù e premo R, giusto? Oppure c'è apri finestra animali. Ah, carica. 4 maiali. Conferma. Salve Creflex, buonasera. Ah,
e si va a vendere anche questi. Musica scoppiazzata da FMarco 95. Bah, scoppiazzata, sono sempre le solite musiche che girano, no copyright, quindi diciamo che ce le scoppiazziamo a vicenda tra tutti i youtuber che trattano qualsiasi cosa su YouTube, insomma, non che ce le scoppiazziamo o le ruba FMarco, insomma, non mi sembrerebbe neanche il caso. In che senso le macchine? Le macchine da semina, intendi? Ah, cosa è successo? Si sono bloccate lì in colonna, eh? Grandi bug crescono. Ciao Amin. E ripeto sempre, ragazzi, che se avete domande sul mondo di agromoderni, agromoderni in particolare, così fatele pure, così almeno abbiamo qualche argomento di cui parlare e la live diventa più attiva, diciamo. Allora, vediamo, 2, 3, 4. Confermo. A posto. E adesso vado a vendere quel treno. No, avete detto di no, niente frumento, giusto? Perché sennò non ne avete più. Uff. Mi dispiace schiacciare le culture, però è vero, potevo girarmi in altro modo. Allora, ok, vendo il frumento. Lo vendo col treno? Sì. Ah, col case. Va bene, allora torno a casa. Allora, Magro è ancora in Sicilia. Agro, penso che abbia finito la vacanza in Sicilia e invece sia tornato a casa e stia continuando i lavori e così via. Allora, dopo che Agro tornerà a registrare, quali serie saranno attive? Allora, diciamo che da quanto ho capito Agro sta finendo il più possibile, cioè sta finendo appunto il più velocemente possibile le live che ha in corso, le serie che ha in corso. Infatti c'è stato già il finale di Pro Farming, ma penso che arriverà anche il finale di Agrotech e così via, insomma, delle altre serie per quanto riguarda questo capitolo di Farming, per poi addirittura spostarle su il 17.
Penso che ritornerà attivo non fra troppo tempo Pro Farming, sicuramente, perché la serie ammiraglia, e dopo penso che continui a ruota, diciamo, con gli episodi seguenti, Agrotech, Agrotech. Sì, c'è Agrotech o Agrotech? Technology, Agrotech. E penso, ragazzi, comunque... Pro Farming sono quasi sicuro che lo porterà ancora avanti. Le altre non lo so, devo un po' vedere. Allora, torniamo in farm. Sì, adesso sto arrivando appunto in farm per il Joskin. Madonna. Giuliano, tornerei a fare video con Mirazed. Bah, ragazzi, non penso. A meno che fino, diciamo, a nuovo ordine, non penso, ecco. Non penso proprio. Vabbè che, cioè, se la sta cavando benissimo anche lui. Sta portando anche nuove serie, quindi, insomma, ci sta dando parecchio da fare in questo periodo. Allora, dov'è che si carica ecco, vabbè, lo trovo io il silos. Spero. Beh, dovrebbe essere poco più avanti, vicino al capanno rosso. Ah, ho capito. Allora, lì si scarica e di qua c'è il carico, in teoria. Allora, quanti joystick porto via? L'avete detto? Due? In che senso un'altra cosa per i lavori conto terzi per FS17? Cioè, pensavi che ci fossero più, diciamo, più diversità nei lavori su FS17 che proponessero una cosa più da conto terzista? Allora, dove vado a vendere, ragazzi, la cosa? Ah, capito. Devo andarlo a vendere? Vicino a... No, Denton Bakery, Maris Farm, dove costa di più lo vende, insomma. Prezzi, allora, frumento, map field hill, mill. Ah, capito. Allora, vale di più al Gomez Rice Acres, in teoria. Quindi Gomez, dov'è? Anche tanto distante, incontriamo anche un nostro compagno di gioco qua che non sta. Sì, con calma. Vabbè, mi sono anche incastrato. Madonna, ma è già sporco il joystick. Mamma mia.
Beh, comunque la fisica l'hanno fatta veramente meglio, eh. Si sente che c'è il carro dietro, vuoto pieno. Anche se non allagasse sarebbe una bella cosa. Allora, Amin, non gioco col volante, però gioco con il joystick. Se vedi che faccio degli scatti tipo così è perché non sono ancora ben abituato, cioè ho perso un po' l'abitudine a, diciamo, dosare lo sterzo, ma si potrebbe anche fare tipo così, che sarebbe 100 volte meglio. Ciao Alex, buonasera. Però sta laggando un po' troppo per i miei gusti. Ecco. Mi sa che ho cannato d'entrata, però vabbè. Noi siamo a cab. Turbo chiedono se possono venire in multi. Non so, adesso Alex te lo so dire. Vediamo le risposte degli altri funzionari, ma non penso, ragazzi. Vabbè, adesso sono. Sì, il gamepad è da 360. Adesso sono le 19:40. Penso che vado avanti. Madonna, se fa fatica a salire. Penso che vado avanti ancora per, bah, cioè, 10 minuti, un quarto d'ora, quindi. Non penso che sia, ecco, una gran idea tirare avanti. Beh, ciao Pilot, dimmi se vedi bene la live e se sei contento del miglioramento. A parte i lag in gioco, ma non ci posso fare niente, o uno o l'altro. Allora. No, Alex, per stavolta no. Magari se la prossima volta, che penso che sia già in settimana. Scusa un attimo. Per il fine settimana penso, insomma, di organizzarmi un po' meglio, di far entrare anche voi, ecco. Ah, Pilot, dato che sei qua che mi ascolti, dopo devi leggere un messaggio che ti invierò, quindi sta attento, sta all'occhio. Comunque driftano di meno. Oddio, Pilot aspetterà con ansia il mio messaggio. Allora, quante ore ha quel mezzo cambiato? 61,5 ore, dai, non mi sembrano una gran esagerazione. Ma sono considerate ore del gioco o ore, diciamo, così? Cioè, con che criterio sono calcolate? Il problema, Alex, è che non mi voglio andare in mezzi nuovi. A me, perché dicono che non li so usare così, quindi non vogliono darmeli. Ore reali, Madonna, 61 ore. Madonna, fa destro e sinistro sto mezzo qua. Allora, FS17 sì, mi sta piacendo parecchio, anche se praticamente sto facendo queste lavi così anche un po' mute
per provarlo un po' insieme a voi, se si può dire, insomma, lo provo io, ma porto anche una live, così insomma. Chi vuole vederseli in live e scoprire delle cose, non so, nuove per quanto può essere. Almeno lo potete vedere anche voi. Allora, ma all'inizio della partita ci sono già 30-40 ore. Ah, perché probabilmente lo hanno già usato. Sì, insomma, sono 20 ore. Ci hanno giocato con questo mezzo qua. Aspettiamo i JD in FS17. Bah, non lo so, penso che qualche modder stia cominciando a fare qualcosina. Non so, non sono aggiornato sinceramente. Sto ancora giocando in modalità proprio easy, senza tanti fronzoli, senza tante mod. Madonna, ma hanno cambiato tutti i tasti. Quindi due carri, ragazzi, mi avete detto di grano. Anche il plane è migliorato. Ma adesso è più omogeneo. Quindi tu, Alex, stai andando avanti, diciamo, con una carriera seria, senza modifiche di soldi, o che stai proprio facendo l'azienda. Sì, insomma, come stanno facendo qua in questo server. Che ricordo, non è mio, ma è dei Dimok. Se volete raggiungerle, appunto, anche in gioco, vi lascerò tutti i link. Oddio. Ma che cazzo, peccato. Vi lascerò tutti i link in descrizione, stavo dicendo. Addio, sale. Ehi, la maestria per uscire da queste situazioni. Madonna, se si schiacciano le ruote del carro, guarda che belle. Funzionano le frecce anche, sì, wow. Dai, vendiamo questo carro qua, do una lavata al mezzo e lo sistemo, e dopo chiudo la live. Allora, Agro, lo hai più sentito? Agro, sì, l'ho sentito anche un paio di giorni fa, insomma, ci stiamo praticamente sentendo spesso, ma è ancora indaffarato con i suoi lavori, con le sue faccende di ristrutturazione di casa. Si è appena fatto una vacanza, se non sbaglio, penso, cioè io almeno l'ho interpretata come una vacanza, o penso proprio che sia una vacanza. E riguardo all'Heyman, sì, Agro verrà all'Heyman. Non so in che giorni, ma comunque ve lo dirà sulla pagina, penso 1 o 2 giorni prima, ecco. No, Turbo, non penso sia forse, perché penso addirittura che ci vada con la scuola, non vorrei dire una cazzata, però penso che sia parecchio sicura la cosa, ecco. Voi ci andate all'Heyman? Io no. Non ci vado neanche quest'anno. Madonna, se fa fatica in questo pezzo. Ha fatto bene le cose. La fisica. Meritano molto, dici, Amin? Sì, insomma, adesso stavo testando
po' di... Mamma mia, sai peso questo carro qua. Stavo testando un po' di programmi così, ma penso che adesso sia... Io sia arrivato all'impostazione ottimale. E quello che manca, ovviamente, come avete potuto sentire e vedere, è l'intrattenimento. Perché se io non ho argomenti di cui parlare, o se non ho una persona come Agro con cui parlare, è difficile, insomma, tenere attiva a livello di intrattenimento la live. Però, insomma, si cerca di fare il possibile. Diciamo che queste live un po' fatte così solo da me le sto usando principalmente come test, ecco, e penso che questo test che sto facendo adesso sia riuscito con successo, ecco. Vabbè, dai, porto a casa questo carro qua insieme al trattore. Se c'è l'idropulitrice, c'è l'idropulitrice turbo, così do una lavata. E come cazzo lo lavo io? Lo lascio sporco. Cioè, ma come l'avete lavato voi? C'è l'autolavaggio, cos'è? L'ho visto lavato prima. Ah, allora lo lascio sporco anch'io, scusa, perché devo lavarlo? Però se vuoi comprarmela, mettimela lì in farm nel piazzale. Allora, conosci il T150 Thrustmaster? Allora, l'ho sentito, però adesso proprio non mi viene in mente che periferica da computer sia. Ecco, cos'è? Un volante, se non sbaglio, un volante neanche troppo costoso. Non vorrei dire una cazzata, però. Sì, un volante da 170 euro. Beh, insomma, se è un buon prodotto e vale 170 euro, perché no? Comunque sì, l'avevo sentito, diciamo, come nome. Non avevo ben presente che periferica fosse. Devo risolvere comunque turbo questa roba del vedere la live senza vedere la live, insomma, vedere la chat senza intesa rebanda, ma mi sa che mi dovevo prendere qualche programmino a sto punto. Per vedere la chat. Mi hai comprato l'idropulitrice turbo, perché sennò mi offendo, eh. Tornerai a fare video con TurboStar? Cioè, in che senso di video con TurboStar? Abbiamo mai fatto video TurboStar? Io e te abbiamo mai fatto video turbo. Ah, Miro, scusa. No, non tornerò a fare. Cioè, per ora no, non penso, ragazzi. Fino a nuovo ordine o prova contraria, non penso proprio. Com'è che si fa ad accendere l'idropulitrice? Attiva. Ah, ma sono cambiati tutti i tasti. Ah, ma allora. No, comunque non penso proprio. Fino a prova contraria o fino a nuovo ordine, non penso. Ma comunque, come ho già detto prima, se la sta cavando anche bene con le sue risorse, sta portando nuove serie, insomma, si sta dando da fare, ecco. Ah, se per me siete voi i capi che decidono le sorti del server. Perché non si pulisce sto affare? Da quanto gioco farming? Io gioco dalla bellezza del Farming Simulator 2011 con un assaggio del 2009 proprio perché volevo proprio provarlo. Comunque mi sa che il dirt di questo fantastico Joskin sia un po' buggato. Perché o è sporco incrostrato, cos'è che ho detto? Ostinato, come dicono in chat, oppure... Ma ragazzi, un segreto tra me e voi, io glielo lascio così sotto il capanno,
Basta, tanto figurati chi è che se ne accorge, dai. Tanto mica lo vengono a sapere che io ho detto una roba del genere. Non mi stanno sentendo. Tanto penso che prima che mi sentano faccio tempo a chiudere la live. Che manovra, ragazzi, che manovra. No, non ha visto niente nessuno. Oddio, c'era Turbo che sta guardando. Andiamo a nasconderci. Via, 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 via. Aiuto. Speriamo che non mi picchi qua dietro. Allora, ragazzi, diciamo che per questa live è tutto. Grazie di averci seguito. Ovviamente. Followate su Hitbox Agro Moderni, seguitelo su tutti i social che trovate in descrizione. Per chi si guarda questo video su YouTube, ci vediamo al prossimo video. E diciamo che da Giuliano è tutto. Potete salutare, ragazzi, qua che siete in partita con me. E ci vediamo alla prossima live barra video.